E siamo sempre sul set della verità, il set, l'abbiamo attrezzato a set, La verità sta in cielo, il film di Roberto Faenza che vedrete prossimamente dal 6 di ottobre nei cinema. E con noi c'è Shel Shapiro che fa John e Valentina Lodovini che fa Raffaella Notariale. Raffaella Notariale, come ricorderete, era la giornalista che ha fatto questa inchiesta per la RAI, mentre lui sta a Londra e dà le direttive all'altra giornalista. E allora chi vuole incominciare? La signora? Sempre, Raffaella, sempre. sempre. Raffaella. Sì. Allora, la sua parte. Io interpreto Raffaella Notariale, che è una giornalista che esiste, è vivente, che è quella parte d'Italia che non si arrende, che vuole sapere, quella che potrebbe cambiare le cose. È una giornalista a cui credo che tutti dobbiamo essere grati perché è andata a fondo, ha trascorso tanto, tanto, tanti, tanti anni della sua vita in questa ricerca, ha avuto un'intuizione particolare, si occupava della banda dei testaccini. Lei ha detto, ha pensato, le donne avevano un ruolo secondario all'interno della banda dei testaccini, ma sicuramente vedevano, vedevano, sentivano, sapevano. E ha deciso di seguire Sabrina Minardi, che era l'amante di De Pedis, è stata, insomma, per 10 anni, cerca di capire qualcosa in più. È la persona che è arrivata anche, insomma, comunque a scoprire che De Pedis era sepolto a Santa Pollinare, sicché, insomma, una giornalista che non rimane in Molto in silenzio, gamba, sì, una certo. giornalista. Shel Shapiro, anche tu fai il giornalista, ma sei a Londra e dai le direttive alla giornalista che mandi da Londra, di origine italiana, che mandi da Londra a seguire l'evoluzione di questa storia. Sì, io sono uno del, cioè io e Maya, cioè Maria, il Sì. giornalista che mando in Italia, siamo gli unici due ruoli di finzione, diciamo, tutti gli altri ruoli sono Veri. veri, di storia vera. Io credo che rappresento in qualche modo come caporedattore di un news channel, questi news 24 ore al giorno, la scelta tra passare qualunque informazione a qualunque costo, perché c'è un palinsesto da riempire, è la scelta di approfondire, che alcuni news channel hanno, che sono di ottima qualità, di approfondire, di cercare di capire davvero cosa sta succedendo. Quindi, quando io, è un fatto anche. È la parte etico-morale alto del giornalismo, di lei che fa il giornalista, ma tutti gli altri giornalisti che abbiamo visto oggi, è quella necessità di dimostrare che c'è una professionalità di cui uno va orgoglioso nel proprio lavoro. La ringrazio per la categoria perché in effetti noi cerchiamo di andare fino in fondo e vi auguro tutto il meglio. Grazie. Grazie mille. Grazie.